Una coppia di genitori oggi svolge il proprio ruolo sotto l'influenza dell'educazione ricevuta dai rispettivi genitori, ma soprattutto influenzata dal sistema in cui si trova a vivere. L'esito di questi due influssi confluisce nei figli, che a loro volta replicheranno il meccanismo. Il sistema è costituito da poteri effettivi e riconosciuti di carattere economico, politico e culturale, che hanno i loro valori e le loro priorità. L'insieme delle famiglie ha anch'esso i suoi valori e le sue priorità. I due livelli non vivono separatamente, ma l'uno influenza l'altro, sebbene in proporzioni diverse. In sostanza, i due livelli si collocano su uno schema gerarchico, piramidale. Alla base c'è la comunità che cerca di trasmettere i propri valori e priorità al vertice, che a sua volta risponde allo stesso modo, cercando di trasmettere, il più delle volte di imporre, alla comunità i propri valori e priorità. A seconda dei modi e della misura in cui i due impulsi si differenziano, questa relazione può prendere la forma di una ricerca di equo bilanciamento o di un braccio di ferro, che talvolta può anche sfociare nel conflitto. A partire dal dopoguerra, questa ricerca di bilanciamento sembra aver avuto una cadenza ventennale, ma soprattutto sembra essere stata influenzata in gran parte dall'impostazione economica globale. Negli anni 50 e 60 del secolo scorso si è avuto l'ultimo grande momento di protagonismo del settore industriale, un settore che richiede forza lavoro a grande intensità di sforzo fisico. Per questo, nella maggioranza dei casi, con le dovute, ovvie e rare eccezioni, era l'uomo a lavorare all'esterno, a svolgere il ruolo di breadwinner, quello che porta a casa il pane. La donna, potendo difficilmente impiegarsi nell'industria, per lo più cooperava all'interno della famiglia nel suo ruolo di caregiver, ovvero amministratrice dei beni, gestione domestica e cura dei figli. L'esito erano famiglie numerose, con un padre poco presente nella crescita affettiva della prole e un surplus di presenza femminile nell'educazione filiale. Il femminismo odierno afferma, per motivi puramente strumentali, che questo modello, a quei tempi perfettamente accettato e conforme al sistema, sia oggi ancora vigente e diffusissimo, quando in realtà è ampiamente superato. Di fatto, in allora, era valore comune di ogni entità familiare una grande fiducia verso il futuro, con la convinzione che il mondo sarebbe stato un posto migliore per i figli, e in quell'ottica uomini e donne cooperavano. Nel ventennio successivo l'impostazione economica cambia. L'industria tramonta gradualmente, lasciando la preminenza ai servizi, settore dove non è richiesta intensità fisica e dunque aperto anche all'impiego femminile. Da quel momento l'afflusso di donne nel mondo del lavoro diventa poderoso e questo impone un netto cambio di equilibri nelle famiglie. La minore disponibilità di tempo femminile per la cura della prole chiama l'uomo a nuovi doveri domestici, che in genere il maschile acquisisce in breve e con entusiasmo. Gradualmente per l'uomo il fare carriera diventa un valore relativo, mentre ne acquista nettamente l'attività di fare il genitore, mentre per la donna viene il ribilanciamento opposto. Questo è il ventennio dove l'istituzione famiglia sembra giungere a un equilibrio sostenibile tra impegno lavorativo e affettività. Non manca la necessità di aggiustamenti sotto il profilo dei servizi di assistenza pubblica, ma di fatto uomini e donne, padri e madri, sono entrambi un po' breadwinner e un po' caregiver, in misura paragonabile. Il vero cambiamento di questa fase è quantitativo. Inevitabilmente diminuisce il numero di figli che è materialmente possibile crescere, pur rimanendo salda nelle coppie una forte fiducia nel miglioramento delle condizioni future. Questo equilibrio denso di prospettive positive di equità viene sconvolto dal ventennio successivo, dove il paradigma economico cambia radicalmente. È l'era della new economy, con l'espansione di internet, delle reti, dei social media. Le parole d'ordine di questo nuovo sistema sono mobilità e flessibilità, belle parole che celano in realtà la precarietà del lavoro e lo smantellamento dei relativi diritti, ma anche la smaterializzazione del lavoro. La realtà sia lavorativa che sociale si virtualizza e assume una velocità fino a poco tempo prima inconcepibile. La stessa organizzazione del lavoro si orienta in un processo di isolamento, quando non addirittura di domesticazione, il cosiddetto smart working, che ha effetti evidenti anche nelle strutture sociali e nelle relazioni tra persone. Diversi filosofi parlano di liquefazione dei rapporti comunitari. Con la stessa velocità delle reti, anche le relazioni diventano impalpabili, mutevoli, frammentarie, transitorie, e insieme ad esse anche i valori che un tempo tenevano assieme, riaffermandola in varie forme, la naturale complementarietà di uomini e donne. In questo contesto dove la stabilità è male, e il continuo trasformarsi, mutare e aggiornare le proprie condizioni di vita come fanno i software è bene, la natalità crolla ancora di più e la genitorialità diventa più superficiale e distaccata.
È sempre più raro riscontrare nelle unioni di uomini e donne di questo periodo un sentimento di ottimismo e di fiducia rispetto a un miglioramento delle condizioni future, anche perché cominciano a registrarsi qui situazioni dove le nuove generazioni hanno peggiorato il proprio status rispetto ai genitori e dove lo stare insieme pare non avere più in sé un qualche reale valore aggiunto. Le cose sono andate davvero così? Parrebbe di sì. Lo conferma il grafico dell'andamento demografico del nostro paese dagli anni 50 del Novecento al 2010. E il 2010 è un altro spartiacque che conferma la cadenza ventennale dei grandi cambiamenti economici e sociali. Oggi siamo nell'era del capitalismo della sorveglianza, come è stato chiamato. La virtualizzazione è spintissima e arriva a coinvolgere anche la moneta e i servizi finanziari. Per tutti il traguardo è il 2030. Ma chi e come sta dettando le regole dell'evoluzione dalla new economy alla nuova prospettiva futura? Nell'ambito del bilanciamento o braccio di ferro tra poteri e comunità, chi sta avendo la meglio e con quali conseguenze? Oggi, complice il sistema fortemente interconnesso, il gioco è scoperto. A dettare la linea dell'attuale futura trasformazione sono gli organismi sovranazionali, a loro volta orientati dai grandi poteri economici. Sono loro a stabilire la rotta, dichiarandola apertamente in quella che è stata chiamata Agenda 2030. La sua priorità dichiarata è lo sviluppo sostenibile, dunque è una declinazione specificamente ambientale, prende atto della limitatezza delle risorse naturali rispetto alla sempre più ampia presenza umana e la soluzione proposta è essenzialmente quella del netto taglio demografico. Per ottenerlo serve che i protagonisti della procreazione, uomini e donne, stiano il più distante possibile. E nella loro distanza rivoluzionino tramite un indottrinamento culturale la loro profonda e immutabile natura di complementarietà e ricerca reciproca, trasformandola in ostilità e differenze inconciliabili. Il femminismo è strumentale a questo scopo. Affermando il postulato che gli uomini sono tutti violenti e carnefici, le donne tutte e sempre vittime, crea i presupposti di un conflitto e una diffidenza permanenti tra i due sessi. Una tendenza rafforzata dalle politiche ispirate al femminismo, improntate a una valorizzazione forzata del femminile, non di rado sfociante nel privilegio, e in una legislazione sempre più repressiva del maschile. Ma non basta rendere i due sessi nemici, occorre anche estraniarli dalla loro natura più profonda. In questo senso vanno le potenti spinte verso la realizzazione dei dettami dell'ideologia queer, che con il pretesto dell'inclusione tende a cancellare l'identità sessuale degli individui fin dalla loro più tenera età. L'esito di queste operazioni sono due individui posti agli antipodi. A un polo un uomo sradicato, umiliato, perseguitato, depotenziato e quanto più possibile femminilizzato, cioè snaturato nella sua funzione sociale ed educativa. All'altro polo una donna innalzata, superpotenziata, esaltata e apprezzata soprattutto per la sua spiccata propensione ai consumi, come registrato da decenni dalle più accreditate ricerche mondiali. Due esseri isolati e posti a distanza siderale, uno privato di identità, l'altra fornita di una mega identità, come garanzia di una futura incapacità di relazione a prezzo di un loro disumano isolamento. Questa, in sintesi, è la ricetta di quello che viene chiamato neo-umanesimo, che è in corso di frenetica costruzione oggi, anno 2021, a metà del guado del ventennio di metamorfosi in cui stiamo vivendo. Di fronte a tutto questo ci sono alcune domande che sovrastano e a cui occorre dare risposta. La comunità è consapevole di questo indirizzo dato al sistema? Ma soprattutto aderisce a questo progetto di umanità? Sono domande cruciali perché non si deve dimenticare che la comunità ha la possibilità di influenzare il potere, se sa precisamente dove si trova e se ha un'idea chiara di dove vuole andare. La chiave di volta in questo senso è che uomini e donne tornino a riavvicinarsi dopo aver fatto piazza pulita senza pietà di tutte le sovrastrutture ideologiche e degli interessi connessi che li hanno divisi e portati su due poli opposti e ostili. Lo si è detto all'inizio, sono gli adulti di oggi che, se vogliono, possono determinare quali saranno le condizioni di vita di quel pezzo di futuro che si trovano per le mani, ovvero i loro figli. Le condizioni di felicità ed equilibrio delle generazioni future è in mano alla generazione presente, alla sua capacità di essere consapevole del presente in cui vive, alla sua volontà di scacciare dal tempio sacro delle relazioni tra uomini e donne tutti i lerci, mercanti e ideologi che vi si sono installati ormai da troppo tempo. Occuparsi con responsabilità ed efficacia della felicità dei minori oggi,
significa innanzitutto che uomini e donne tornino a prendersi per mano e a camminare insieme verso l'alba, seguendo un percorso che deve essere deciso soltanto da loro stessi, come frutto del loro rinnovato dialogo.